c'è un'intera strada occupata solo da Ferrari. Sono a Maranello per le celebrazioni dei 70 anni Ferrari. Ci sono centinaia di Ferrari provenienti da tutto il mondo per celebrare i 70 anni del mito della rossa. Come vedete ci sono tifosi appassionati ovunque. Ecco, io non ho mai visto così tante Ferrari in una volta sola. Ecco, questa è un F430 Spider. Ecco, qua i proprietari delle Ferrari si divertono anche a far sentire i motori dei loro bolidi. Ci sono anche tantissimi appassionati, tutti con le macchine fotografiche e smartphone per documentare questa giornata. Signora, quante foto ha fatto? Guarda, tantissime, veramente tantissime. Come sono i 70 anni della Ferrari? Meravigliosi, meravigliosi, veramente. Il modello che più le piace? Guarda, io non mi intendo di modelli, però le guardo tutte, veramente. Sono una più bella dell'altra, veramente. La passione della Ferrari a Maranello è tutto, eh. La passione della Ferrari per Maranello è tutto. È Maranello, Ferrari. Un evento unico, unico sulle strade qui intorno a Maranello. Ci sono veramente tantissime vetture, una cosa mai vista. Lei è un appassionato della rossa? Sì, mi piace. Ecco, cosa stava guardando? Di che modello è questo? No, stavo guardando l'autista. Ah, proprio il proprietario. Cioè. Perché è bello, perché è ben messo, seduto lì. No, cioè, le guardo un po' tutte perché la Ferrari è per la Ferrari. C'è la cosa che mi stupisce è che adesso c'è la cosa che ho notato di più. Sì. Adesso sfilavano Ferrari, Maserati, un Alfa e c'era un'altra, non mi ricordo. Cioè, comunque sentivo proprio il rombo. E il rombo dei motori è tutta della Ferrari. È tutta una cosa diversa. Quando si gasavano, la Ferrari era Ferrari, c'è poco da fare. E vincesse la lotteria? No, non la comprerei mai la Ferrari. Non la comprerebbe? No, perché non è per me. Cioè, non, io sono nato piccoletto e non. Cioè, magari averla sarebbe. Però, sono sincero, cioè, non la comprerei. Una utilitaria normale comprerebbe? No, cioè, mi piace il monovolume, mi piace una. Come mai non una Ferrari? Cioè, anche tipo con 1 milione di euro. Non comprerebbe una Ferrari ma un monovolume? No, perché. Cioè, mi piace la Ferrari, mi piace. Però so che è scomoda a tenerla. È un mito, è un mito. È un mito che non ha fine. Speriamo. Anche per tutto lei. Il mondo piace alla Ferrari, tutto il mondo. Ecco, avete un modello preferito? Quale comprereste? Non saprei quale scegliere, perché sono tutte belle. Ognuno ha la sua caratteristica e niente. Ferrari e Ferrari. Ferrari unica. Ecco, lei comprerebbe con un bel assegno, cosa comprerebbe? Un GTO del 62. È una voglia che mi voglio togliere e me la toglierò, c'ho già il modellino, adesso cerco di ingrandirlo e bisogna mettere da parte un po' di soldi adesso. Quanti ce ne vogliono di euro? Ma di euro 10 milioni di euro. 10 milioni di euro? Ti danno forse un po' di resto. Sono tanti. Ti danno un po' di resto. Per lei è un modello insomma preferito che comprerebbe? Ma per me uno vale l'altro, sono tutti belli, guarda. Ecco, qua davanti ne abbiamo diverse di Ferrari. Guarda, ecco, lei signora quale prenderebbe bella. Di queste Ferrari? Quella gialla, non c'ho patente, però quella gialla. 48. Non sei quello? Ecco, qua abbiamo diverse Ferrari. Quella gialla, quella gialla. La 360 Modena si chiama quella. Ah, è bellissima. Solo che non c'ho patente. Beh, guido io. Ah, vabbè. Ferrari di tutte le epoche, si va dalle più recenti alle più storiche. Sto continuando il giro fra gli appassionati della rossa che sono arrivati qua a Maranello per documentare questi 2 giorni speciali, molto speciali, perché si festeggiano i 70 anni della Ferrari. La macchina più bella è quella di Felipe Massa, la Ferrari stilizzata Monte Carlo, unico esemplare, bellissima. Lei è di Modena? No, io abito qua a Maranello. Ecco, come sono questi 70 anni della Ferrari vissuti qua a Maranello? Normali, tutto
tutto nel limite come nello stile Ferrari, tutto di nascosto, funziona tutto. Beh, diciamo, ci sono centinaia di auto, di vetture bellissime. Ma 500 ce ne sono in giro e stasera fanno qualcosa di spaventoso. Ecco, guardi queste. Queste sono tutte inglesi, ce ne tantissime. Ecco, sono all'ingresso del museo della Ferrari qui a Maranello. Ci sono centinaia di appassionati in visita presso la struttura per ammirare gli splendidi modelli esposti all'interno del museo della Ferrari. Ecco, sono due giorni speciali, come vi ho detto, questi dei 70 anni della Ferrari qui a Maranello. Ci sono veramente centinaia di modelli provenienti da tutto il mondo, dalla più celebre e famosa F40 per arrivare a, insomma, tante altre vetture da sogno. Ecco, come sono questi 70 anni della Ferrari? Fantastici davvero, bellissimi. Soprattutto le due, la Ferrari, sì. Cioè, state spettacolari. Con le ragazze sopra. due vetture da sogno. Sì. Esatto, assolutamente. Ecco, quante foto avete fatto finora? Di... Circa un milione. No, dai, sì. Siamo realistici, una trentina. Voi siete di Maranello, Modena? No, siamo Basso Mantovano, su Zara. Ok, questi 70 anni della Ferrari come vi sembrano? Per me sono stati organizzati bene, ci sta come evento, ci voleva. Sì, sì, ovviamente sì. Per un appassionato della Ferrari, diciamo che... È il top, sì. Ma è un gran compleanno. Sì, sì, questo sì. Però speravo, dovevo magari venire un po' prima e magari ho la possibilità magari di piazzarmi in un posto migliore. Il modello, la Ferrari che più le piace? Ne ha fatte troppo belle. Una in particolare ce n'è? Ma adesso poi non è che ne sono un grande, come devo dire, intenditore esperto, ecco. Mi piace come macchina, come stile, sono venuto più di una volta a visitare il museo. Il museo sono venuto da solo, ho accompagnato le persone, almeno, non voglio esagerare, ma sono venuto 6 o 7 volte. Ma alcuni modelli F40, Testa Rossa, beh, sì, GTO? Sono belle, perché belle. Poi le ho visti, io abito a Carpi, quindi allora. Sono venute... della zona. Anni fa, esatto, in occasione della maratona, quindi il giorno precedente la maratona, quindi in piazza Carpi, che è una delle maggiori piazze d'Italia, è vero. Sì, la più grande, una delle più grandi in Italia. Era piena di macchine, tutti Ferrari, quindi... Appassionati della Ferrari? Di auto, ecco. Questo compleanno della Ferrari, sono 70 candeline. Auguri, complimenti a loro. Mi auguro di festeggiarle pure io 70 candeline. Tanti auguri alla Ferrari, speriamo che finalmente vinca un campionato decentemente, esatto. E non zoppicando. Fra tutte queste Ferrari che sono arrivate tra Modena e Maranello, ce n'è una in particolare che vi piace? Tutte, neanche? Tutte. Soprattutto quelle degli anni 60. Quelle più storiche? Quelle della Ferrari. Ma una di più, non so, il modello, uno che più... No, non c'ho, per me vanno bene tutti. La Testa Rossa, F40, GTO. No, la GTO, sì. GTO va bene, la F40 un po' meno. Come sono questi... Come vivere, ecco. A proposito di F40. Ed è spuntata. Ecco, com'è vivere a Maranello questi 70 anni della Ferrari? Io sono di passaggio. Ci vivo per lavoro. Sì. Però è una bella esperienza, dai. Bella, molto bella. Nel posto dove è nato il vive, mito, ecco. A parte questo, uno che è appassionato di motori. È a casa. Anche per te? Andiamo a casa. Anche per te, diciamo, c'è un modello particolare che ti piace della Ferrari? Soprattutto questa volta mi è piaciuto l'F12 TDF. È una delle mie preferite qua. Poi, vabbè, tutte sono belle. Basta che sia Ferrari, per me basta solo il nome. Essere a Maranello proprio nei giorni dei 70 anni, che emozioni si provano? È magico, io non mi perdo quasi nessuna di queste feste. Ci sono centinaia di Ferrari oggi. Sì, pieno. Adesso arriveranno anche quelle da Modena, quindi da aspetteremo Milano, un po'. Da Milano, giusto? Milano. Voi siete ferraristi comunque, da quanto ho capito. Due ferraristi. Lui, io un po' meno. Io sono un tifoso dell'automobile, dello sport dell'auto. Posso chiedere cosa stava guardando? Oh, guardavo in generale questo evento. Particolare della macchina? Sì, particolari chiaramente, però sì,
sono venuto per vedere, diciamo, questa manifestazione. Provo a fare l'ignorante, che modello è questo qua? 458 Spider. Ecco, che caratteristiche ha questa vettura? Esattamente non gliele so dire, cioè tutte, nel senso che è una bella macchina esteticamente, però non sono... Ecco, e viene dall'Inghilterra questa qui, dal Regno Unito? Sì, perché dalle adesivi... Ecco, come sono questi 70 anni della Ferrari, vissuti qua a Maranello? Ma cioè io non sono belli, cioè nel senso che ho un'azienda italiana, leader in tutto il mondo e diciamo... Sono 70 candeline, sì. Portate bene? Portate molto bene, e vedremo, speriamo che ce ne siano altre, tantissime altre. Lei è tifoso della Ferrari anche? Certo, ecco, sicuramente. Come andrà questo mondiale 2017? Almeno, cioè, diciamo che ci stanno provando con tutte le forze, con tutte le cose, direi che potrebbe anche andare bene, me lo auguro per tutti. Ecco, 70 anni della Ferrari. Eccezionale, primo marchio al mondo. Ma c'è un modello che le piace fra tutti quelli che ha visto oggi? Guarda, io ho 50 anni, sono 30 anni che seguo la Ferrari e ogni modello è uno più bello dell'altro. Non ce n'è uno particolare? Ogni modello è particolare. Se uno dovesse dire le regalo una Ferrari, quale chiede lei? Non saprei, perché sono tutte veramente belle. Ecco, qua a Maranello che aria si respira questi due giorni di settembre? Passione proprio. È una cosa che uno ha dentro, che nasce nel tempo, negli anni. Io la prima volta che ho guardato una gara di Formula 1 avevo 8 anni e da allora mi è rimasta dentro. Bene. Come si stanno comportando gli appassionati della Ferrari? Bene, Maranello andiamo bene. Ma ci sono... Li proteggiamo bene. Ma cosa fanno questi appassionati oggi? Niente, curioso, guardano, girano. Chiedono, che guardano le macchine. Guardano le macchine e tutto lì. E lei deve lavorare. Uno sbaglia. Lei deve lavorare. Purtroppo fino a stanotte, domani. C'è un modello che le piace fra tutte le Ferrari che ha visto oggi? Ma qui? Ma vuole, noi qua a Maranello per noi è stata una rendita, ci piacciono tutte. Un modello particolare non c'è? No, tutte. Per me vanno bene tutte perché ci ha reso tutto, ci ha dato del lavoro tutto e da mangiare tutti. Ecco, com'è vivere i 70 anni della Rossa a Maranello, questo compleanno con 70 candidati? Ma io ci ho fatto 30 anni al distributore, li sono passati i corridori quando andavano a piedi, sono passati tutti. Proprio di fianco al distributore, sì, lì, sì, dell'azienda. Adesso, okay. Avevano tutti i clienti, e loro li conoscevi tutti, per noi è stato... Siamo partiti che c'erano 600 operai, adesso ce n'è 3.000. Adesso è una città nella città. Adesso è una città nella città. Per Maranello è una fortuna. E lei è appassionato della Ferrari, anche tifoso? Beh, chiaro, ci ha reso felici e ricchi. Ricchi, insomma, tiriamo avanti. C'è un modello particolare che ti è piaciuto, insomma, tra tutti quelli che hai visto? Ho visto in piazza Maranello prima una 288 GTO dell'84, che è il mio modello preferito in assoluto, insieme all'F40. E niente, sono appena arrivato ed è molto molto bello per adesso. Noi siamo anche di Maranello, quindi vivi proprio la storia qui a casa tua. Diciamo che viviamo proprio a casa nostra. Ecco, con storia. Un bel assegno di qualche migliaia di euro, cosa compreresti tra una Ferrari a tua scelta? Adesso, e ce ne vorrebbero veramente tanti, prenderei una Tour de France, un F12 Tour de France. Quella è la mia assoluta preferita, okay, di adesso. Ecco. Okay. Ecco, sto guardando questi appassionati. Posso chiedere cosa state guardando? Indovina. Ecco. La mitica grande Ferrari. Ecco, ma che è particolare? Tutto l'insieme, le componenti, il motore, la vista del motore, insomma tutta la... Anche lei? Uguale. Le persone che vengono da tutte le parti del mondo, perché qua penso vengono da tutte le parti del mondo. Ci sono centinaia di collezionisti, centinaia di tifosi. Questo è un grande evento, bisogna... Sono 70 anni. Quindi non sono pochi, eh. Ecco, è una bella cosa. Con un bel assegno da qualche migliaia di euro, quale Ferrari comprereste? Ah, io ce la già avrei già sott'occhio. Quella nera che c'è là, là ce n'è una verde, poi ce n'è una nera, io prendo quella là. Okay. In assoluto. L'hai già scelto. Invece lei? Direi che chiudo gli occhi, digito una, va bene quella, no, okay. È una cosa veramente bella, cioè tu puoi guardare quelle che vuoi, in tutte c'è quell'esplosione di bellezza, eleganza, poi la tenuta dei proprietari che sicuramente ne vanno. Sì, qui non c'è niente da dire.
Sono macchine stupende, diciamo, ogni macchina ha una storia a sé. Bravo, sì, sì. Nessuno è uguale all'altra, anche lo stesso modello. Macchine di anni fa così, tipo prima guardavamo quella che sta facendo manovra, cioè è stupenda. La Maranello mi sembra, giusto? La FC, cos'è? 550 è Maranello, adesso vado a memoria. Ci dovrebbe essere una cosa del genere. 550, adesso non so. Passi da Ferrari testa rossa, 300, cioè... Ogni macchina, ogni singolo pezzo, diciamo, ha una sua storia. Poi noi siamo... Questi 70 anni come se li porta da Ferrari? Direi egregiamente. Qui ci sono diverse Ferrari parcheggiate in fila. Ecco, sentiamo questi tifosi. Ecco, siete qua per i 70 anni Ferrari? Prego? 70 anni Ferrari, qua per festeggiare... Sì, sì. Come vi sembrano questi 70 anni? Meravigliosi. Non ci sono parole. Quante fotografie ha fatto finora? Ma una ventina, penso. Che poche, sono poche. Beh, un paio di filmini, dai. Per il momento basta così. Ok, 20 foto, un paio di filmini, ha detto. Ecco, sì, sì. Lei invece? Beh, siamo io ho fatto avanti. 40 anni di Ferrari, ho visto Niki Lauda, ho visto Michael Schumacher, ho visto gli ultimi. Spero di vederne altri 40 di piloti e di anni meravigliosi come ne sono stati dagli anni 70 in poi. Buon compleanno Ferrari! 70 più 70 ancora! E più 70 ancora, dai!